La verità è come un leone, non avrai bisogno di difenderla. Lasciala libera, si difenderà da sola. E attraverso questa frase di Sant'Agostino, noi vogliamo cominciare la vera storia di Padre Pio da Pietrelcina. In questo momento noi stiamo raccontando la storia di Fra Pio da Pietrelcina a Sant'Elia a Pianisi, di questi anni di studio, di preparazione al sacerdozio da parte di Fra Pio. Vi sono due fatti particolari, due episodi che meritano di essere non solo raccontati, ma anche approfonditi, perché anticipano ciò che sarebbe accaduto nella sua vita in merito ai fenomeni mistici e soprattutto alla scoperta di se stesso, fatti strani e insoliti di Sant'Elia a Pianisi. Ecco, noi abbiamo usato due espressioni del giovane Fra Pio da Pietrelcina. E anche oggi nel nostro appuntamento, Fra Aldo Broccato e Fra Giuseppe Triscioglio ci accompagnano nell'andare a raccontarvi quello che accadde nel convento di Sant'Elia a Pianisi. E proprio per questo noi andiamo a Sant'Elia a Pianisi, siamo in collegamento con Sant'Elia, dove Fra Giuseppe Triscioglio ci porta nei luoghi dove lo studente cappuccino Fra Pio da Pietrelcina ha studiato. Lo vediamo ora, Fra Giuseppe, che si trova proprio nel percorso che ci porta al coro per analizzare uno di questi due fatti strani e insoliti. Ti trovi verso il tragitto verso il coro, giusto, Fra Giuseppe? Sì, nel tragitto che ci porta sul coro, dove appunto avverrà il fatto insolito di cui Padre Pio poi racconterà, abbiamo disposto in questo tragitto delle bacheche in cui appunto custodiamo quelli che sono i parati classici del Settecento del convento, ma sempre all'interno di questo tragitto penso che meriti una riflessione particolare questo quadro realizzato da Fra Daniele Natale, che era anche artista, ma non è semplicemente un quadro, ma è una vera e propria reliquia perché ovviamente l'oggetto in questione è Padre Pio, ma Fra Daniele pensò di utilizzare proprio i capelli di Padre Pio, la barba di Padre Pio e le escare delle stimmate di Padre Pio per, come dire, non soltanto far trovare il visitatore dinanzi ad un'opera d'arte, ma dinanzi ad una vera e propria reliquia da venerare. Come dicevo, i vari parati classici del convento, sono parati appunto del 1700-1800, per poi accedere al coro. Come tutte le nostre chiese cappuccine, ecco, il coro è praticamente rialzato rispetto alla chiesa. Ci troviamo appunto sopra, all'interno della chiesa, ed è proprio in questo luogo che il giovane Fra Pio vivrà una delle prime esperienze di bilocazione. Come racconta Fra Pio, ogni sera prima di andare a coricarsi soleva fermarsi sul coro per fare una preghiera a Gesù sacramentato, ringraziarlo della giornata vissuta. Per cui, stando col corpo qui sul coro, ad un certo punto si ritrova catapultato in questo palazzo nobiliare che attualmente c'è ed è ad Udine, questo palazzo nobiliare dove nel momento stesso avvenivano due episodi, la morte di un signore e la nascita di una bambina. Il signore in questione è il papà di questa bambina. Quindi Padre Pio si trova ad essere testimone, col corpo era qui sul coro, ma è testimone sia della morte del papà di questa bambina e sia della nascita di questa bambina. Nel momento in cui questa bambina veniva alla luce, ecco che appare la Madonna che, rivolgendosi verso il giovane Fra Pio,
gli dirà: vedi, questa bimba adesso è allo stato grezzo, la devi levigare, te ne devi prendere cura perché voglio farmene una perla di cui adornarmi. Anzitutto il giovane Frappio si rivolge alla Madonnina dicendole: Madonnina, io sono un semplice studente, non sono un sacerdote, non sono un chierico. Come farò io ad essere padre spirituale di questa ragazza? Come farò io a cercarla? E la Madonna dirà: non ti preoccupare, sarà lei a trovare te. E poi dà questa indicazione di Roma di San Pietro. Difatti, questa bimba, una volta poi cresciuta, si recherà in pellegrinaggio a Roma, a San Pietro, e insieme alla mamma vorrà confessarsi. E chi troverà nel confessionile? Troverà proprio Padre Pio, che a San Pietro non c'è mai stato. Troverà Padre Pio che confesserà sia questa ragazza che la mamma. Dopodiché, anni dopo, si recheranno questa ragazza insieme ad una zia a San Giovanni Rotondo per, come dire, far visita a Padre Pio, e Padre Pio, incontrando questa ragazza, dirà: finalmente sei arrivata, ti ricordi, ci siamo visti a Roma, ci siamo visti a San Pietro. Questa ragazza poi diventerà una figlia spirituale di Padre Pio. Ecco, nel momento in cui questa bimba nacque, questa esperienza di bilocazione Padre Pio l'ha avuta proprio qui, sul coro della nostra chiesa di Sant'Elia Pianesi. Ecco, questo fatto particolare, straordinario che ci hai raccontato, Fra Giuseppe, e che noi oggi andremo ad approfondire anche nei suoi particolari, nei dettagli. Padre Aldo, questo è il fatto insolito, raccontato da Fra Giuseppe. Cosa è importante di questa bilocazione? E quello che è importante è il prosieguo, perché Padre Pio, questa bambina che gli viene consegnata dalla Madonna, come lui racconta scrivendo al suo padre spirituale, la incontrerà anche a San Pietro, quando questa giovane ragazza, diciamo, che frequentava l'università, va a San Pietro e cercava evidentemente un padre spirituale che gli potesse, come dire, fugare i suoi dubbi. Lei studiava filosofia. Per cui intorno alla fede, intorno alla religione, intorno a tematiche di questo genere, ecco, lei viveva alcuni dubbi, alcune perplessità. E stando con questa amica a San Pietro, ecco, cercava lì nella basilica un confessore, comunque un sacerdote che potesse un po' illuminarla. Ebbene, le guardie lì di San Pietro gli dissero che ormai si stava per chiudere, non c'era nessuno. Però loro poi, queste due ragazze, trovano una luce accesa in un confessionale e questa ragazza entra, si confessa o comunque parla con questo sacerdote e ne esce, come dire, consolata, rassicurata, perché aveva trovato, forse nelle parole del sacerdote, diciamo, quelle che erano un po', le risposte ai suoi dubbi, alle sue domande. Nello stesso tempo avrebbe anche desiderato salutarlo, però nel momento in cui poi stanno per chiudere la basilica, il custode gli fa capire: no, ma non c'è più nessuno, sono andati tutti via. Vanno vicino a questo confessionile, il confessionile è vuoto. Ebbene, proprio nel 22 poi andò a San Giovanni Rotondo, questa Giovanni Rizzani Boschi, si incontrerà con Padre Pio, perché anche lei insieme alla zia voleva confessarsi, e fu proprio Padre Pio a dirgli: ti aspettavo da tanto tempo. Lei rimase perplessa perché non capiva, ma Padre Pio, diciamo quasi come segno di riconoscimento, gli disse: tu sei nata quando tuo padre moriva. Ed è lì che lei rimase molto perplessa, forse anche un po' turbata, ma poi nei giorni seguenti riuscì a confessarsi. E quindi possiamo dire che da quell'episodio del 1905, ecco, poi risultò appunto nella verità questa presenza straordinaria che Padre Pio ha potuto vivere con il dono della bilocazione. Stava a Sant'Elia, ma si trovò anche ad Udine, in quel luogo, in quella casa. Ed è un fatto straordinario legato proprio a quegli anni lì. Questo è quello che accadde. Tra l'altro c'è anche una fase successiva
a tutto questo, proprio perché questa straordinaria bilocazione viene esaurientemente illustrata proprio da chi ne fu la beneficiaria, ovvero la signora Giovanna Rizzani, la quale fortunatamente ha potuto testimoniare davanti al Tribunale Diocesano, la vediamo, questa è una foto di quando lei era ragazza, ha potuto testimoniare dinanzi al Tribunale Diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio, attraverso una documentazione anche, allegando anche un vero e proprio documento dove lei racconta tutto quello che è accaduto. Ma andiamo per ordine, noi oggi vi racconteremo tutto. È chiaro che a volte riscontrandolo su di un testo, poi leggendolo su un altro, ad esempio mi sono accorto che una recentissima pubblicazione ha sbagliato proprio il giorno, la data di questa bilocazione, una bilocazione molto importante, poi capiremo il perché. Allora vogliamo direttamente ascoltare attraverso questo inedito contributo d'archivio proprio la protagonista, Giovanna, questo contributo d'archivio che ci racconta nella sua semplicità quello che accadde quella notte. La mia nascita venne nella stessa ora in cui papà è morto. La mamma vide uscire dalla camera di papà un fraticello, però non so se sognò. Noi Padre Pio non lo conoscevamo allora, non sapevamo che esistesse, era Sant'Elia Pianise. Padre Pio aveva 18 anni quando io sono nata e si è trovato poi una lettera al suo confessore in cui dice: il giorno 18 gennaio ultimo scorso mi è accaduto un fatto insolito. Io avevo delle incertezze, dei dubbi, non sulla fede, ma sulla Santissima Trinità. Allora sono andata a San Pietro pensando di confessarmi. Chiesi se c'era un confessore, era verso sera. Dice il sagrestano, uno dei sagrestani mi dice: signorina, è tardi, non c'è nessuno. Dice: anzi, devo chiudere, mi aspetti qui. E io ero con un'amica. E mentre lui si è allontanato, io l'ho visto un frate. Allora mi sono avvicinata e ho detto: padre, io voglio essere tolta da questo dubbio che ho. E lui, con semplici parole, mi spiegò: è inutile che stia a prolungarmi. E di modo che io sono rimasta contenta, tranquilla, completamente soddisfatta da questa sua spiegazione. Io ero un frate che io non sapevo, ma io sono rimasta scossa perché quando è tornato il confessionale, sto frate non c'era più. E io gli ho detto: dice, sa, dice, torni domani mattina, mi ha detto il sagrestano. E io ho detto: c'era un sacerdote qui, un frate, ma guardi che se sbaglia qui non c'era nessuno. Andate a vedere lì, nessuno. Dice: beh, forse si era alzato, se n'è andato. E quando io sono andata a San Giovanni Rotondo, verso la fine dell'anno, questa cadeva in primavera, il padre mi ha detto: dice, io ti conosco. Dico: padre, io è la prima volta che vengo, non ti ricordi di San Pietro? E poi da quando sei nata che ti aspetto. E abbiamo ascoltato Giovanna Rizzani Boschi, che è anche un titolo nobiliare, ma lei era Giovanna, la figlia spirituale di Padre Pio. Questo è il convento di Sant'Elia Pianisi. Abbiamo visto nel corso dei nostri appuntamenti un'immagine differente, come era agli inizi, poi lavori di ristrutturazione del convento hanno portato a questa facciata che, diciamo, rispecchia anche quella attuale, la bilocazione di Fra Pio del 18 gennaio del 1905. Fra Pio aveva 17 anni e 8 mesi. Lui di suo pugno scrive proprio un foglio, un testo in questo frangente, era Sant'Elia Pianisi. Eccolo qui, lo vediamo, lo scritto di Fra Pio da Pietrelcina. Però prima di andare ad addentrarci nel fatto accaduto nel convento di Sant'Elia Pianisi, vogliamo scoprire insieme che cos'è una bilocazione.
La bilocazione è un fenomeno straordinario che consente ad un soggetto di essere presente in due luoghi diversi. Un'esperienza extracorporea che nel corso della geografia cattolica annovera diversi discepoli. Sant'Alfonso Maria de Liguori, pur rimanendo a Sant'Agata dei Goti, si recò in bilocazione al capezzale di Papa Clemente XIV e partecipò ai suoi funerali. Intanto era stato visto per due giorni immobile sulla sua poltrona. San Martin de Porres, povero fratello laico in Perù, è stato in grado di recarsi in Francia, in Cina e a Manila attraverso la bilocazione. San Giovanni Bosco venne visto da uno dei suoi sacerdoti in Spagna, mentre lui viveva a Torino. Sant'Antonio di Padova, mentre celebrava l'Eucaristia in cattedrale, si ricordò di aver promesso ad alcuni suoi confratelli di andare a pregare con loro a quella stessa ora. I fedeli continuarono ad assistere alla sua messa e nello stesso tempo i frati che si erano riuniti per le orazioni ad alcuni chilometri videro il santo entrare nella cappella dove si trovavano, unirsi alla loro preghiera e poi sparire. Sono solo alcuni santi a cui aggiungere anche Padre Pio. Come è potuto avvenire ciò e come avvengono le bilocazioni? Nella teologia mistica la bilocazione viene classificata tra i doni misteriosi dello Spirito. Padre Pio lo descriverà come un dono che mi ha dato il Signore. Ed è proprio sulla bilocazione di Sant'Antonio, un giorno del mese di giugno 1922, i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo discutevano alla presenza di Padre Pio. Un confratello fece osservare che in occasioni simili i privilegiati, quando sono oggetto o soggetto della bilocazione, forse non se ne accorgono neppure. A questo punto intervenne Padre Pio, che con la sicurezza di esperto in bilocazione precisò: «Non è così. Essi si accorgono che non stanno qui o altrove, però possono non sapere se si muova il corpo o l'anima, ma son ben consci di che cosa avviene e sanno dove vanno». Secondo queste parole di Padre Pio, chi ha il carisma della bilocazione sa che si trova in due posti diversi, però sempre secondo queste parole di Padre Pio, non sa se si muove con l'anima o con il corpo. La bilocazione dei santi, che Padre Pio definiva come un prolungamento dell'anima e del corpo, è un segno che esteriorizza in un certo modo l'ubiquità e l'unità di Dio. La bilocazione ha uno scopo: recarsi dai malati, dagli angustiati, da moribondi e peccatori, affinché li si consoli, li si guarisca e si riporti le loro anime a Dio. E dopo aver scoperto che cos'è una bilocazione, possiamo andare a quella giornata, il 18 gennaio del 1905, che ci racconta proprio Fra Pio da Pietrelcina in questo scritto. Erano le 23, si tratta di una città, Udine, di una via Tiberio Deciani, numero 3. Ed eccola qui la casa signorile di Udine di cui stiamo parlando. Così si presenta oggi. Questo palazzo era all'epoca un palazzo signorile, abitava la famiglia Rizzani, il marchese Rizzani, uno dei più potenti massoni della città. E in questo palazzo vi fu la bilocazione del giovane Fra Pio il 18 gennaio 1905. Fra Pio sente così il bisogno di mettere per iscritto questo fatto insolito che aveva vissuto alcuni giorni precedenti, perché lui scrive questo biglietto quasi un mese dopo, nel mese di febbraio. Del fatto lui non dà nessun tipo di spiegazione, si limita soltanto a registrare questo avvenimento in modo piuttosto asettico, quasi scettico, senza dare molta importanza, quasi a dire a se stesso: non dimentichiamolo, quindi mettiamolo da parte, poi si vedrà. E allora Fra Pio in questo testo scrive: giorni fa mi è capitato un fatto insolito, mentre mi trovavo in coro con Fra Anastasio, quindi era insieme a Fra Anastasio, erano circa le ore 23 del 18 del mese scorso, cioè il gennaio del 1905, quindi 18 gennaio, quando mi ritrovai lontano in una casa signorile dove il padre moriva mentre una bambina nasceva. Mi apparve allora Maria Santissima che mi disse, quindi la Madonna gli appare e gli dice: affido a te questa creatura, è una pietra preziosa allo stato grezzo, lavorala, levigala, rendila più lucente possibile, perché un giorno voglio adornarmene.
Come sarà possibile, gli dice fra Pio, se io sono ancora un povero chierico e non so se un giorno avrò la fortuna e la gioia anche di essere sacerdote? Ed anche se sarò sacerdote, come potrò pensare a questa bambina essendo io molto lontano da qui? La Madonna soggiunse, non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerai in San Pietro. Quindi sarà lei che verrà da te, lei andrà a San Giovanni Rotondo e sarà Padre Pio che la riconoscerà, ma prima lei incontrerà te in San Pietro. E poi fu così. Lei andò a San Pietro per incontrare un sacerdote, per avere dei chiarimenti personali. Questo sacerdote in questo confessionale era Padre Pio in bilocazione. Dopo ciò scrive Padre Pio, fra Pio, in questa lettera, dopo di ciò mi sono ritrovato nuovamente in coro. Giovanna Rizzani, davanti al Tribunale Diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione, ha specificato che quel foglio che fu consegnato da padre Agostino, che era il direttore spirituale di padre Pio e superiore del convento di San Giovanni Rotondo, lei poi questo foglio lo ha mostrato direttamente a padre Pio e gli ha chiesto cosa ne pensasse, perché lei era ignara. Padre Pio le ha assicurato della sua autenticità e le ha detto che si riferiva proprio a lei. Fatte alcune fotocopie, restituì l'originale a padre Agostino per metterlo a disposizione così della curia arcivescovile di Manfredonia. E noi dobbiamo dire grazie anche a Giovanna Rizzani, che è scomparsa nel 2000 a 95 anni di età, che fece in tempo ad assistere alla beatificazione di padre Pio avvenuta nel 1999. Fu per lei una grande gioia immensa. Però andiamo per ordine. Nel 2000 Angelo Maria Mischitelli, scrittore, studioso su padre Pio, ex frate cappuccino, fece un'accurata indagine straordinaria. Peccato che oggi non è qui Mischitelli, ora è con padre Pio per continuare i suoi studi, e noi vogliamo ricordarlo così perché lui fece un'accurata indagine su questa bilocazione di padre Pio, perché ci sono delle cose che purtroppo non quadrano. Ora, quando facciamo riferimento all'orario, ore 23, ecco, che tipo di orario si va ad intendere? Allora, l'interrogativo nasce spontaneo, un'ora prima della mezzanotte, giusto, ora 23, però c'è anche l'orario che concepivano all'epoca i contadini, che indicavano le ore pomeridiane, cominciando dalle 21 per poi terminare alle ore 24, che corrispondeva al suono dell'Ave Maria. Questo abbiamo trovato una sorta di errore anche nel certificato di battesimo dello stesso padre Pio da Pietrelcina. E allora si propende per questa seconda ipotesi dell'ora pomeridiana, perché questa bilocazione si è avvenuta proprio nel pomeriggio, quindi un'ora prima del tramonto, che nel mese di gennaio doveva essere tra le 16 e le 17. Si propende per questa seconda ipotesi perché sembra strano che appunto due frati cappuccini, chierici, studenti, che sono soggetti ad orari, regole inflessibili, tassative, precise, se ne stessero a pregare insieme in coro alle 23, ora notturna. Quindi è anche vero che i frati in quel periodo si alzavano per il mattutino, ma alle 24, quindi ci si alzava dalle 24 alle, diciamo, da mezzanotte a mezzanotte e mezza. Quindi allora, dando uno sguardo ai certificati di morte e di nascita, sia di morte del papà e di nascita della figlia, che abbiamo ascoltato nel RVM e che attraverso l'indagine di Mischitelli, il Marchese è deceduto alle ore 2.30 del 18 gennaio del 1905, mentre dal certificato di nascita di Giovanna emerge che Giovanna è nata alle ore 1.30 del 19 gennaio del 1905. Dalla sua deposizione al processo di beatificazione di padre Pio si legge poi che Giovanna Rizzani Boschi dichiara di essere nata il 18 di gennaio, e a nostro parere si tratta di due errori. Allora, il primo errore riguarda il giorno della morte di Giovanni Battista Rizzani, del Marchese, che sarebbe avvenuto alla stessa ora, ma il giorno 19. Quindi c'è stato un errore sul certificato di morte. Il secondo invece riguarda la dichiarazione di Giovanna, che secondo noi sarebbe nata alla stessa ora nello stesso giorno che vengono riportati nel certificato, quindi alle 2.30 del 19 gennaio. Perché padre Pio scrive di essersi trovato verso le ore 23 del giorno 18 in una casa signoline
E tra l'altro, mentre il papà moriva e la bambina nasceva, quindi è nata prima la bambina e poi è morto il papà, lo abbiamo ricostruito attraverso il nostro RVM. Quindi dalle testimonianze che cosa emerge? Che innanzitutto un frate che fu visto dalla moglie del marchese aggirarsi per le stanze della casa, la bimba che è nata poco prima della morte del papà, del genitore, e il marchese che ha ricevuto poi i sacramenti dopo la nascita della bimba da un sacerdote, cui era stato permesso di salire al piano superiore proprio per amministrare il battesimo a questa creatura, in quanto i fratelli massoni che facevano buona guardia a che nessun prete si avvicinasse al marchese, che era un autorevole massone della città di Udine. Quindi solo così le testimonianze trovano una loro coincidenza con lo scritto di Padre Pio, il quale non è preciso nell'orario del suo trovarsi nella casa signorile, però usa l'imperfetto per la morte del padre, quindi la nascita della figlia, quasi a dire che di essersi trovato in un ambiente dove un uomo era moribondo e una bimba era appunto per nascere. E quindi lo spazio di tempo di queste ore, le 23, 16, 17 del pomeriggio, circa le 18, e quelle l'1.30, le 2.30 del 19, quindi la mattina successiva, data la drammaticità degli eventi, è del tutto normale e quindi anche plausibile. Potrebbe diventare ancora più convincente se le ore 23 si considerassero proprio in senso reale, se fossero proprio state le 11 di sera, ma quelli erano gli interrogativi che si pose lo stesso Mischitelli e noi propendiamo anche per la sua tesi. Ma come abbiamo già ascoltato proprio da Giovanna Rizzani, lei incontrò Padre Pio in San Pietro, Padre Pio era in bilocazione. Che cosa si dissero i due? Cosa cercava questa ragazza? Padre Aldo lo ha accennato e poi lo ha accennato anche Giovanna quando abbiamo ascoltato lei che raccontava così in modo normale la sua bilocazione, la bilocazione di Padre Pio in San Pietro. E poi tra l'altro anche la risposta di Padre Pio, che la riconosce davanti a tutti e dice: tu ti chiami Giovanna, ecco, lo raccontava così, come un fatto normalissimo, per noi straordinario e importantissimo. Ma quale fu la risposta del sacerdote che lei incontrò in San Pietro, ovvero di Padre Pio che era in bilocazione in San Pietro? Che cosa le disse? Facciamo una piccola pausa, poi ascoltiamo questa scheda. Un tardo pomeriggio dell'estate 1922, Giovanna Rizzani, con un'amica, si recò nella Basilica di San Pietro, sperando di incontrare un sacerdote che la illuminasse su dei dubbi che aveva sulla Santissima Trinità. Incontrarono un giovane sacerdote cappuccino. Giovanna lo avvicinò e gli chiese se potesse ascoltarla per rasserenare il suo animo. Il padre rispose di sì ed entrò nel secondo confessionale. La ragazza disse: «Padre, non sono venuta per confessarmi, ma per essere illuminata in tanti dubbi di fede che mi tormentano, specialmente quello sul mistero della Santissima Trinità». Il cappuccino, con parole semplici e facili, cominciò a dissipare le ombre del dubbio. Le disse: «Figlia mia, chi può comprendere e spiegare i misteri di Dio? Si dicono misteri perché non si possono comprendere con la nostra piccola intelligenza. Possiamo farci qualche pallida idea dalle similitudini. Hai visto qualche volta ammassare la pasta per fare il pane? La massaia che cosa fa? Prende la farina, il lievito e l'acqua. Sono tre elementi distinti. L'acqua non è farina né lievito. E il lievito non è né farina né acqua. La farina non è il lievito né l'acqua. Li ammassa insieme e da tre elementi distinti l'uno dall'altro forma una sola sostanza. Quindi, tre elementi distinti ammassati insieme danno una sola sostanza. Con questa pasta fa tre pani, che hanno la medesima identica sostanza, ma sono distinti nella forma l'uno dall'altro. Da questa similitudine portiamoci a Dio. Dio è uno nella natura, trino nelle persone, eguali e distinte l'una dall'altra. Il Padre non è il Figlio né lo Spirito Santo. Il Figlio non è Padre e né lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è il Padre né il Figlio. Il Padre genera il Figlio è generato dal Padre. Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio.
sono tre persone uguali e distinte e un solo Dio, perché unica, identica è la natura divina. Raggiante di gioia, dopo aver ricevuto la benedizione, si tolse dallo sportello del confessionale, si avvicinò all'amica esclamando: «Quanto è buono questo frate! È un sacerdote dotto e santo, mi ha dissipato ogni dubbio. Aspettiamo che esca dal confessionale per chiedergli l'indirizzo della sua residenza, così quando avremo bisogno di confessarci andremo da lui». Il padre cappuccino non usciva dal confessionale. Intanto il sacrista chiese alle due ragazze di uscire dalla basilica perché in chiusura. Giovanna rispose che aspettava il frate per salutarlo. Il sacrista si avvicinò, aprì lo sportello e non vide nessuno. «Signorine, qui non c'è nessuno». Giovanna, turbata e sbalordita, esclamò: «Da dove è uscito? Siamo state qui senza muoverci e non abbiamo visto uscire nessuno. È un mistero». Un mistero che l'anno successivo le svelerà Padre Pio, che dinanzi a tanti fedeli si avvicinò a lei, che non aveva mai visto. Padre Pio disse: «Finalmente sei venuta. Da quanti anni ti sto aspettando?» «Padre, io non vi conosco», rispose Giovanna. «L'anno scorso», ribatté Padre Pio, «ci siamo visti in San Pietro. Quel cappuccino nel confessionale ero io». Ed oggi ci stiamo un po' soffermando su quella che è stata la bilocazione di Udine, proprio perché la Madonna disse a Padre Pio: «Voglio adornarmene di questa bambina». Ecco, perché? Perché la Madonna affida a Fra Pio questa bambina? Lo spiega proprio Padre Alberto D'Apolito nelle sue memorie. E vogliamo andare ad analizzare questo testo di Padre Alberto D'Apolito attraverso la scheda di Simona Marmorino. Padre Alberto D'Apolito, nel suo libro di ricordi, esperienze e testimonianze, dedica un capitolo alla storia di Giovanna Rizzani. Fu proprio Padre Pio che esortò la sua figlia spirituale ad entrare a far parte della famiglia del Terzo Ordine Francescano. La ragazza, con gioia, rispose all'invito del padre, che le impose lo scapolare e il cordone all'altare della Madonna delle Grazie, dandole il nome di Suor Jacopa. Quando la signorina sentì il nome Jacopa, impallidì e disse: «Padre, che brutto nome, non mi piace, datemi il nome di Suor Chiara». Padre Pio rispose: «No, ti chiamerai Suor Jacopa». E la ragazza chiese: «Perché mi date questo nome?» «Hai letto la vita di San Francesco?» disse Padre Pio. In un capitolo si legge di una nobile matrona romana, Jacopa dei Sette Soli, chiamata da San Francesco Madre Carissima del nostro Ordine e nostro fratello Jacopo, per la grande carità, generosità verso i frati e per il suo carattere forte nel proteggere e difendere l'Ordine, ebbe il privilegio di assistere alla morte del serafico Padre San Francesco. «Ricordati», concluse Padre Pio, «che un giorno tu assisterai alla mia morte». Giovanna tacque. Qualche giorno prima della morte di Padre Pio, Giovanna Rizzani sentì la sua voce. «Vieni subito a San Giovanni Rotondo, perché me ne vado. Se ritardi, non mi vedrai più». Giovanna si precipitò con l'amica Margherita Hamilton. Si confessò e al termine Padre Pio disse: «Questa è l'ultima confessione che fai con me. Ora ti do l'assoluzione di tutti i peccati commessi dall'uso della ragione fino a questo momento». E lei chiese: «Perché, padre?» E Padre Pio: «Già te l'ho detto che non posso più confessarti, perché me ne vado. È arrivata l'ora mia, Gesù mi viene incontro». La notte del 22 settembre 1968, Giovanna, mentre era in una pensione di San Giovanni Rotondo, in bilocazione, assistette nella cella numero 1 alle ultime 2 ore di vita, sino alla morte di Padre Pio. Lo vide soffrire, pregare, confessarsi con Padre Pellegrino, rinnovare i voti religiosi. Lo vide alzarsi dal letto e portarsi da solo sulla veranda. Poi vide i 3 medici in camice bianco che lo assistevano. Vide Padre Paolo che gli amministrò l'olio santo e poi lo vide morire. E nel momento in cui Padre Pio spirò, la Signora emise un grido forte
«È morto Padre Pio, è morto Padre Pio!» Suor Jacopa corse sul sagrato della chiesa, dove si erano già radunate molte persone, e un frate cappuccino dava l'annuncio ufficiale della morte di Padre Pio. Padre Alberto racconta che alcuni giorni dopo venne contattato da Giovanna, che gli raccontò quello che aveva visto. Padre Alberto non credette fino a quando la signora di Udine descrisse la cella numero 1 e tutto ciò che vi era dentro nei minimi particolari. Prima del dicembre 1969 la stanza di Padre Pio non era mai stata fotografata e nessuna donna vi era mai entrata. E abbiamo ascoltato Simona che ci racconta attraverso le parole di Padre Alberto effettivamente quello che è accaduto, qualcosa di straordinario, una persona che si ritrova all'interno della cella numero 1 di Padre Pio nel momento in cui Padre Pio da Pietrelcina sta morendo il 23 settembre del 1968. Lei è tra i testimoni della sua morte, lei era in bilocazione, era presente. È straordinario anche questo fatto. Tra l'altro c'è anche da aggiungere a questo episodio che Padre Alberto ha custodito e subito poi ha potuto pubblicare, ha raccontato, ha scritto anche nel suo libro di questo straordinario fatto, di come frate Jacopa, ecco, suor Jacopa, fu presente alla morte di San Francesco. Anche Jacopa, parliamo di Jacopa dei Sette Soli, anche Jacopa, Giovanna Rizzani, presente alla morte di Padre Pio in bilocazione, proprio perché l'abbiamo visto, come ha raccontato Padre Alberto D'Apolito, lei conosceva ogni minimo dettaglio della cella di Padre Pio, che non conosceva nessuno, figuriamoci una donna. Quella notte riuscì a raccontare a Padre Alberto tutto quello che era accaduto qualche ora prima e soprattutto come era fatta la cella di Padre Pio. Straordinario. Tra l'altro poi 15 anni dopo, il 23 settembre del 1983, un'ulteriore conferma è arrivata da Padre Paolo Cuvino, che lo ha raccontato nelle sue memorie. Giovanna incontra un frate sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie, lo ferma e le dice: «Lei è Padre Paolo Cuvino, l'ho visto quella notte quando è morto Padre Pio, il 23 settembre del 1968. Lei gli amministrò l'olio santo nella sua cella». E qui Padre Paolo rimase sbalordito per quello che gli veniva detto da questa signora Giovanna, che lui conosceva soltanto per sentito dire dal testo di Padre Alberto D'Apolito, e lì ebbe l'opportunità di conoscere anche Giovanna Rizzani. Ma questo fatto lasciamocelo raccontare proprio da Padre Paolo Cuvino, attraverso questo nostro contributo d'archivio. Stava prima a San Severo, mi sembra. Arrivai qui a San Giovanni Rotondo, sullo spiazzale c'è stava Padre Alberto con questa ragazza qui, anzianotta era, e mi disse: «Tu sei Padre Paolo?» «Sì, sì». E disse: «Io ti ho visto quella notte quando moriva Padre Pio. E tu gli hai amministrato l'olio santo». Io non sapevo chi fosse sta donna, non lo sapevo. Mi disse Padre Alberto: «Questa è quella donna vista da Padre Pio quando è nata a Udine, a Udine. E ti ho visto quando tu amministravi l'olio santo a Padre Pio». Boh, non sapevo niente. Lei disse che io ti ho visto quando tu amministravi l'olio santo a Padre Pio. C'era il superiore, Padre Raffaele, Padre Michele, e tanti altri, Bill, altri frati stavano con noi, ma nessuna donna, nessuna donna.
vogliamo concludere questo nostro appuntamento anche con quanto è accaduto al figlio di Giovanna Rizzani, l'avvocato Boschi, che lui quasi scettico, incredulo, nonostante i racconti della mamma, venne qui a San Giovanni Rotondo e anche a lui accadde qualcosa di straordinario e di importante, proprio con Padre Pio da Pietrelcina. Questa è la vera storia di Padre Pio. Io sono un laico. Devo dire anche che nella mia famiglia Padre Pio era una presenza costante. Mio papà e mia mamma erano devotissimi del padre. E io, giovane, ne avevo un certo fastidio, perché questo Padre Pio lo avevamo con noi sempre, a pranzo e a cena. E come tutti i giovani, quindi mi ribellavo anche a questa cosa, al fatto che papà e mamma fossero sempre da lui, spesso da lui. E mi ero sempre rifiutato di accompagnarli a San Giovanni Rotondo. Dopo anni mi trovai per combinazione per un viaggio di lavoro in Puglia, verso Manfredonia, e rientravo in macchina a Roma. E vidi a un certo punto la freccia a destra, San Giovanni Rotondo. Andai, il posto non mi piacque. Salì fino al convento dei Cappuccini, mi trovai intruppato in mezzo ad altre persone, incolonnato, un gruppo di uomini messi ad aspettare in un corridoio, il corridoio che congiungeva la chiesa al convento, che passasse Padre Pio. C'era tanta gente, il posto era piccolo, io ero stufo, mi ero già pentito. Non avevo voglia di essere in prima fila, quindi mi trovai schiacciato contro il muro. Non vidi assolutamente niente. Mi resi conto però a un certo punto, dalla attenzione che si spostava lungo questo corridoio, che evidentemente Padre Pio stava passando. Passò evidentemente davanti a me, poi mi resi conto sempre dall'attenzione che qualcosa stava succedendo, tornò indietro, la gente davanti a me si aprì, evidentemente era lui che la discostava, e me lo trovai di fronte e mi disse, indicandomi con la mano: tu sei figlio Giovanna, mia mamma si chiama Giovanna. E mi disse anche di accompagnarlo. Andai su in un salotto, una povera stanza con delle sedie, un paio di brutte poltroncine. C'erano altre persone e si chiacchierò del più e del meno, in modo assolutamente banale, perdendo tempo. A un certo punto addirittura, tanto era banale la conversazione, Padre Pio sostenne che Salvatore Giuliano, il bandito, era vivo. Beh, io mi ribellai, l'avvocato, giovane avvocato, dico: ma per carità, padre, che dice? Gli hanno fatto le autopsie, i familiari, eccetera, eccetera. Lui dice: zitto, tu non capisci niente, me l'ha detto un frate cercatore. E questo quindi fu la prima volta che io conobbi in modo così folgorante Padre Pio, e fu anche la prima litigata, così banale peraltro, che io ebbi con lui.